Salve a tutti cari amici e bentornati sul canale di FunPenPenco Live. Se non l'avete già fatto vi invito ad iscrivervi al canale, così da non perdervi nessun video. Buona visione! Quest'oggi andremo a parlare di Platinum e per l'esattezza della Platinum Century 3776. Platinum è una delle case tra le più conosciute, le case giapponesi, che offrono un rapporto qualità-prezzo ottimo perché viene considerata tra le entry level, diciamo, del settore con pennini in oro. Infatti questa Platinum 3776 offre a una cifra di 140-150 euro un pennino in oro a 14 carati con diverse gradazioni e misure. In questo caso si tratta di un pennino in oro di misura SF, non so se riuscite a leggerlo, spero di sì. Platinum, come vi dicevo, è una casa tra le più conosciute in Giappone. Il nome di questo modello in particolare è ispirato al Monte Fuji, infatti il 3776 è l'altezza del Monte Fuji ed è un'ottima penna, appunto, come dicevo, dal rapporto qualità-prezzo ottimo. E le forme sono le forme classiche a sigaro, che ricordano molto una Montblanc o una Sailor, e devo dire che è un'ottima penna dal punto di vista, appunto, qualitativo, quindi con delle plastiche a mio avviso migliori anche di Pilot, perché ha una plastica consistente, un convertitore molto ampio e diciamo che è una qualità ottima, davvero ottima. Per il prezzo a cui viene venduta è un'ottima qualità. Ha un sistema brevettato da Platinum con un, non so se si riesce a vedere in qualche modo, con un controcappuccio all'interno che permette il mantenimento dell'inchiostro fluido, quindi che non si secchi, per 2 anni, a detta di Platinum. Detto questo, direi di passare subito alla prova di scrittura, perché vorrei farvi vedere come si comporta questo pennino SF. Allora, la scorrevolezza è ottima. E su questo tipo di carta, siamo su carta rodia, la scorrevolezza è veramente piacevole. Infatti il pennino scorre tranquillamente senza nessun tipo di problema. Su carte un po' più ruvide, come quella di uso quotidiano, diciamo, il pennino tende un po' a grattare in alcuni versi. Ma su carta rodia
non abbiamo nessunissimo tipo di problema, eh? Ottima, un'ottima scorrevolezza. Per quanto riguarda il pennino Soft Fine, in molti si domandano se è un pennino veramente morbido, un pennino che tende alla flessione, un pennino elastico. Beh, diciamo che è un pennino sì morbido, ma a mio avviso lontano dai pennini flex, e quindi consente di una leggera variazione di tratto, ma veramente leggera. Però, come tutte le penne moderne e con alimentatori in plastica che non vengono studiate appositamente, tendono appunto ad avere alla lunga problemi di binari, quindi anche questa non è esente da questi problemi. Per la scrittura normale quotidiana è perfetta, infatti la penna si comporta veramente bene. È un pennino molto sottile, questo considerate che è un SF. Al momento è inchiostrata con un inchiostro della diamine. Che è l'Onyx Black. Un nero molto profondo a mio avviso, è uno dei tra quelli più corposi e più vividi per quanto riguarda il colore, è uno dei più neri con cui mi trovo ottimamente. Direi di passare a provarla su una carta più di uso comune, così da farvi notare la differenza. Qui siamo su una pigna, quindi un pennino 14 carati, quindi un soft fine. Qui, che è una carta un po' più ruvida, già si riesce a percepire un po' di più il fatto che il pennino, essendo molto sottile, tende un po' a grattare. Anche in modalità reverse riesce a dare un tratto di inchiostro comunque piacevole. È molto molto più sottile. Come vi dicevo, la penna è piacevolissima. Ottime le forme, ottimo il bilanciamento, il peso altrettanto buono, non è né un peso piuma né una penna pesante, quindi si tiene bene in mano, ha una misura decisamente maneggevole e poi fa la sua figura, perché comunque richiama delle forme molto molto eleganti e scrive ottimamente. Passerei a metterla a confronto con alcune penne,
allargo un po' l'inquadratura così vedete meglio. Ok, eccoci qua. Come potete notare, a confronto a queste abbiamo una Pelican M200, una Twisby Diamond e la 149, quindi si piazza tra le dimensioni, diciamo, perfette come dimensioni, come spessore. È veramente ottimo, è una bella penna. Poi vi ripeto, per il rapporto qualità prezzo è una delle penne da avere. Carissimi, se la recensione vi è piaciuta, io come al solito vi lascio con una buona giornata. E ci vediamo presto.